cosiddetto altare del diavolo è arroccato su una collina che domina la città di Dikerch. La sua caratteristica forma ad arco fu ricostruita nel 1892, ma le sue origini rimangono un mistero. Nonostante il nome, l'attuale struttura non ha l'aspetto di un tipico dolmen neolitico. Nel 2004, gli scavi del Museo di Storia Nazionale non hanno rivelato tracce di costruzioni megalitiche. Il ritrovamento di ossa umane durante i lavori di restauro del 1892 confermò l'esistenza di un sepolcreto preistorico. Alcuni ritengono che l'arco moderno incorpori pietre provenienti da una tomba preistorica. Nel 2004, gli archeologi hanno trovato le ossa umane raccolte più di un secolo prima, in una riserva del Museo di Storia Naturale, che sono state immediatamente esaminate con i più recenti metodi scientifici. Si è scoperto che si trattava dei resti di un bambino e dello scheletro di un adulto indefinito. È interessante notare che il bambino è vissuto tra il 4250 e il 4040 a.C., l'adulto tra il 3020 e il 2880 a.C. Presso l'altare del diavolo, dunque, due neolitici sono stati sepolti esattamente nello stesso posto, nello stesso luogo, a distanza di 1000 anni l'uno dall'altro. L'enigmatico passato dell'altare del diavolo continua a intrigare e sedurre.